Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 8 ottobre, ricordiamo Santa Pelagia di Antiochia. Ascoltiamo. La vita di Santa Pelagia, come quella di altri santi e martiri della sua epoca, è avvolta dalla leggenda. Durante la persecuzione di Diocleziano, quando i soldati imperiali si recarono a casa di Pelagia, quindicenne cristiana, per condurla davanti al tribunale, la giovane chiese loro il permesso di potersi cambiare il vestito. Ottenuto il permesso, consapevole di quale trattamento indegno sarebbe stato sottoposto il suo corpo verginale, sale all'ultimo piano e si getta dalla finestra. Lo stesso Eusebio di Cesarea, nella sua monumentale opera storica, afferma che ad Antiochia varie giovani donne cristiane, per sfuggire alle violenze dei soldati venuti a catturarle, si sono gettate dalle finestre delle loro case. Un'altra versione della vita di Santa Pelagia viene citata in un'omelia di San Giovanni Crisostomo, che la descrive come una ballerina nota per la sua condotta dissoluta, che si converte al cristianesimo dopo aver ascoltato una predica di San Nonno, vescovo di Edessa. Dopo aver indossato abiti maschili, si ritira in un monastero sul Monte degli Ulivi di Gerusalemme, dove trascorre in preghiera e penitenza il resto della sua vita. Chiamata il monaco senza barba, solo alla morte ne viene evidenziata la vera identità. Abbiamo più testimonianze che possono ricondursi al nome di Pelagia. Io però quella che voglio raccontarvi oggi riguarda quella raccontata a sua volta da San Giovanni Crisostomo. È di questa donna bellissima, dal nome Margherita, ossia Perla Preziosa, che danzava lì per strada in maniera soave, tutta ben vestita, ben curata, tanto addirittura ad attirare l'attenzione del vescovo che di lì passava per recarsi al sinodo, anche lui colpito dalla bellezza di questa donna, e non si lascia sgomentare, anzi ne trae un grande insegnamento dicendo: se una donna si rende così bella per compiacere ad un uomo mortale, come dovremmo adornare noi la nostra anima destinata al Dio eterno? Guardate che riflessione profonda. Dice: ma se tanto impegno per una creatura, per farsi così bella, per compiacere un uomo mortale, allora quanta più cura dovrò mettere io, ognuno di noi, nella mia anima per essere bello e danzare così come questa donna splendida davanti al Dio che mi ha creato? Ecco, lei, ascoltando questa riflessione del vescovo, forse si è sentita valorizzata quanto mai in vita sua, tant'è che cambia vita. Addirittura si veste da uomo, sminuisce quindi tutta quella bellezza per poi iniziare ad arricchire solamente e a curare la bellezza della propria anima. Va via, va a Gerusalemme nell'anonimato più totale ed è solo dopo la sua morte che si riscoprirà di questa donna Pelagia e di questo grande insegnamento che ci ha saputo dare tramite la sua bellezza, che ricordiamolo è un grande talento. Allora voglio pregare oggi per tutte le donne belle che hanno ricevuto il dono di questo talento, affinché possano tramite la loro bellezza condurre tutti quanti noi a una contemplazione di Dio. Santa Pelagia, prega per noi.